Ciao, io sono Annalisa, lei è Luna e questo è il canale di Little Vegan Witch. Oggi torno a cucinare. Questa ricetta mi riporta alla mia infanzia perché erano delle merendine che mangiavo continuamente. Non farò il nome del brand perché ancora non fanno né biscotti né merendine per vegani, quindi non ho intenzione di fargli pubblicità. Nel frattempo ho deciso di prepararle in casa. Sto parlando dei mini pancake allo yogurt. È un dolce morbidissimo e super gustoso. Versiamo nella bowl della planetaria 200 g di acqua faba, l'acqua di cottura dei ceci. Potete usare anche quella dei ceci in scatola. In alternativa alla planetaria vanno benissimo anche delle fruste elettriche. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di cremor tartaro per stabilizzare l'acqua faba, in modo che monti correttamente. Il risultato sarà molto simile al bianco d'uovo montato. Dopo circa un minuto aggiungiamo 60 g di zucchero, continuando a montare con le fruste, e poco dopo aggiungiamo anche 100 g di yogurt bianco vegetale. Io ho usato quello di soia, non zuccherato. Uniamo a 20 g di olio di semi di girasole, un cucchiaio di aceto di mele. Servirà a rafforzare il potere lievitante del lievito usato. Versiamo il tutto nella bowl, amalgamiamo con le fruste e aggiungiamo 25 g di di mais o fecola di patate. Continuiamo ad amalgamare e dopo poco possiamo aggiungere 100 g di farina 00 o per una versione senza glutine quella di riso, 5 g di vanillina o mezzo bacello di vaniglia e un pizzico di curcuma per donargli un bel colore crema. Come sempre continuiamo il lavoro con le fruste e in ultimo aggiungiamo 10 g di lievito per dolci. Io uso il cremor tartaro, che è un lievito naturale ricavato dagli acidi della frutta, soprattutto dall'uva e dal tamarindo. Lo trovo facilmente nei negozi bio e in erboristeria. Andiamo a disporre in una teglia i pirottini per mini pancake. Io uso questi in silicone, lavabili e riutilizzabili. Vi lascio il link in descrizione. Versiamo la crema negli stampini, arrivando un po' più sotto dell'orlo. La crema basterà per riempire 8-9 stampini. Infornate a forno statico preriscaldato a 170 gradi per 20-25 minuti. Fate sempre la prova infilzando uno stuzzicadenti. Se rimane asciutto, l'impasto è cotto a dovere. Lasciateli raffreddare e poi potrete toglierli dagli stampini. Ecco i nostri mini pancake, super soffici e ottimi da mangiare a colazione. Potete conservarli in un contenitore ermetico fino a 4-5 giorni. Questi erano i pancake allo yogurt. Chi da piccolo non ne ha mai mangiato uno? Se questa ricetta è piaciuta anche a voi, lasciate un like e ancora meglio un commento. Scrivetemi quali erano le vostre merendine preferite quando eravate piccoli o che magari mangiate ancora. Magari proverò a veganizzarle. Vi ricordo come sempre che per il canale è importantissimo il vostro sostegno. Iscrivetevi e attivate la campanella così non perderete nessun video. Qui sotto trovate tutti i dettagli della ricetta e trovate anche i miei contatti di Instagram e Facebook, così se volete potete seguirmi anche lì. Anche per questo video è tutto, ci vediamo la settimana prossima. Ciao!